Il Vangelo come gioia per il mondo e la famiglia come buona notizia. Parte da queste certezze Papa Francesco nella lettera per il nono incontro mondiale delle famiglie, che si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2018 a Dublino, in Irlanda. L'evento è stato presentato in sala stampa della Santa Sede dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e da Monsignor Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino. Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo, è il titolo dell'appuntamento secondo quel disegno di Dio di cui parla il pontefice nella lettera. L'amore del Signore, spiega, è il suo sì a tutta la creazione e al cuore di essa, che è l'uomo. È quindi il sì di Dio all'unione tra l'uomo e la donna, in apertura e servizio alla vita in tutte le sue fasi e in difesa di un'umanità troppo spesso ferita. Solo così, nota il Papa, invitando a rileggere l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, la famiglia può rigenerare l'amore di Dio nel mondo. Lo spiega il cardinale Farrell. La gioia proviene dal Vangelo, di conoscere l'amore di Dio. E l'amore nel matrimonio è un'espressione dell'amore che esiste fra Dio e noi. I matrimoni devono anche predicare l'amore e la misericordia di Dio nella comunità, nella società, il loro testimonio di vita. Col ricordo all'incontro mondiale del 2015 a Filadelfia e lo sguardo a Dublino, il Papa ripropone per la vita familiare di tutti i giorni tre semplici parole già evocate in passato: permesso, grazie, scusa. Ogni giorno, scrive, facciamo esperienza di fragilità e debolezza. Per questo sia le famiglie sia i pastori, è stato sottolineato in conferenza stampa, hanno bisogno di una rinnovata umiltà che porti ad accompagnare, discernere e integrare tutti gli uomini di buona volontà. L'arcivescovo Omar. Mettere al centro della riflessione l'amore coniugale, l'amore per i figli e di aiutare le famiglie che vivono in una cultura a volte difficile di realizzare che cosa significa questo per loro, per i loro figli. Quando incontro le famiglie, anche quelle secolarizzate, non è che hanno una visione ideologica della loro vita. Le loro aspirazioni per loro stessi, per i loro figli, sono a volte molto simili a quelle nostre e noi dobbiamo accompagnare, di cercare di entrare nella loro mentalità e di aiutarle a progredire nella riflessione su quello che è l'amore. E spero che questo meeting delle famiglie avrà come frutto un rinnovamento della politica sociale in favore delle famiglie, perché noi sottovalutiamo il contributo che le famiglie fanno alla stabilità della società. Francesco ribadisce di sognare una chiesa in uscita che non passi distante dalle ferite dell'uomo, ma che annunci il cuore della rivelazione di Dio amore, che è la misericordia. Ancora il prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Nella parrocchia c'è una tendenza, quando ci sono delle difficoltà, che le persone in difficoltà non vanno alla Chiesa. La Chiesa deve andare fuori di se stessa a cercare quelle persone che ritornano alla Chiesa, che partecipano nella Chiesa. Sono parte della Chiesa e non devono essere esclusi dalla Chiesa. Allora, questa è l'importanza di uscire di se stessa, di andare nella periferia, cercare a quelle persone.